Il presidente della Fondazione Querini Stampalia, Marino Cortese. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui. È l'anno europeo del patrimonio culturale e la Fondazione Querini Stampalia lo celebra con questa iniziativa organizzata dal proprio museo in collaborazione con la Gemälde Galerie di Berlino. La nostra istituzione intende così corrispondere alla propria missione di amministrare la collezione ricevuta in dono 150 anni or sono dal suo illuminato fondatore Giovanni Querini Stampalia, e lo fa seguendo rigorosamente i canoni che devono presiedere ad ogni gestione museale: la conservazione delle opere, lo studio e le ricerche che le riguardano, la divulgazione della loro conoscenza. La tavola del Bellini, certificata nel patrimonio della famiglia Querini fin dal 1808, ma che probabilmente già da molto tempo prima si trovava nelle sale di questo palazzo, ha quasi 550 anni. Per questo mezzo millennio è stata amorevolmente curata dai suoi proprietari e quindi è giunta a noi, superando le traversie fisiche e sociali di questo lungo periodo, dalla glaciazione che ha afflitto l'età moderna ai saccheggi napoleonici a due guerre mondiali. Il nostro primo e fondamentale compito, al quale è subordinata ogni altra considerazione, è continuare a preservarla per consegnarla nei secoli futuri alle generazioni che verranno. Da tempo quest'opera è stata oggetto di studi e ricerche e il suo inserimento in eventi espositivi, dalla mostra di Palazzo Ducale del 1949 a quella delle Scuderie del Quirinale del 2008, è stato operato precipuamente per consentire agli studiosi di approfondire la conoscenza critica di questo capolavoro. Così conservato e così studiato, viene normalmente messo a disposizione del più vasto pubblico nelle sale del nostro palazzo e oggi in occasione di questo singolare evento che inauguriamo. Perché ne sia diffusa il più possibile la conoscenza, anche alla luce dei progressi scientifici e critici fin qui maturati. Da circa 5 anni è venuta prendendo forma concreta l'idea, da sempre vagheggiata, di accostare le due presentazioni al Tempio di Bellini e Mantegna, dopo oltre 500 anni dalla loro realizzazione, riportando una vicenda artistica nata nell'area veneziana alla sua terra di origine e collocandola al centro della riflessione critica sulle sorgenti del Rinascimento italiano. Siamo profondamente grati alla Gemälde Galerie di Berlino e al suo direttore, professor Michael Eisenhower, per il prestito che ha consentito la realizzazione del progetto e per aver puntualmente condiviso il percorso di questi mesi. I due dipinti qui esposti verranno poi inseriti nel prossimo autunno in una più ampia esposizione di opere di Andrea Mantegna e di Giovanni Bellini che si terrà alla National Gallery di Londra, istituzione che pure ringrazio per la preziosa collaborazione prestata. Tale mostra si sposterà da Londra a Berlino nella primavera del prossimo anno, concludendo così un percorso di straordinario livello artistico e culturale. Un ringraziamento mi è gradito rivolgere ai 3 curatori di questa nostra mostra, la dottoressa Brigitte Blass-Simmen, il dottor Neville Rowley e il professor Giovanni Carlo Federico Villa, che tra poco ci renderanno partecipi delle loro riflessioni sull'operazione culturale che è stata prodotta, e all'architetto Mario Botta,
che da un quarto di secolo, coadiuvato dall'architetto Mario Gemin, si occupa con generosità e genialità dell'Aquilini Stampalia e che per questa occasione ha curato l'allestimento, realizzando una sorta di chiesa nelle sale del nostro palazzo per ospitare le due icone, creando un'atmosfera incantata che induce alla meditazione e alla contemplazione. Grazie infine a tutta l'Aquilini, che si è prodigata perché tutto andasse a buon fine, ad Alessandro Marinello, che con eccellente professionalità ha assicurato l'esecuzione tecnica del progetto, a Babette Trevisan, che ha coordinato tutti gli aspetti organizzativi e culturali di questa impresa, e soprattutto al nostro straordinario direttore Marigusta Lazzari, che questa mostra ha voluto e fin dall'inizio ne ha diretto la realizzazione, superando con tenacia e intelligenza le infinite difficoltà del percorso. In questi tempi turbati e travagliati, in quest'anno europeo del patrimonio culturale, da più parti ci si chiede se l'Europa c'è, se ha qualcosa da dire al mondo. Si è detto e discusso delle radici giudaico-cristiane dell'Europa, ma si è anche aggiunto e obiettato e il razionalismo, l'umanesimo, la dignità dell'uomo, la dignità della donna. Tutto ciò è testimoniato limpidamente in questi dipinti. La celebrazione del rito ebraico con il Cristo, la Madonna e San Giuseppe, il rigoroso impianto geometrico della composizione, l'umanità dei volti che superano l'ideologica astrazione medievale, il forte protagonismo di ogni persona. Io non ho i titoli per partecipare con autorevolezza a questa discussione, ma accostandomi sommessamente e con umiltà a queste opere, a chi chiede se l'Europa c'è, mi sento di consigliare: fate tre rampe di scale e andate a vederla, l'Europa. Vedete se ha qualcosa da dire. Assessore Simone Venturini, Comune di Venezia. Grazie, buonasera a tutti. Il mio vuole essere solo il ringraziamento della città di Venezia per questa straordinaria iniziativa. Bene diceva il Presidente che il primo compito è custodire, insomma Dio solo sa quanta fatica la custodia del patrimonio culturale a Venezia richiede. Pensiamo solo alle mille chiese, pensiamo solo insomma anche all'ultimo parroco dell'ultima chiesa, quanta fatica fa e che tesoro ha tra le mani a Venezia. Ma poi c'è la ricerca, c'è lo studio, c'è l'approfondimento, c'è la curiosità. E devo dire che tutti questi caratteri ci sono in questa iniziativa. E ti assicuro, Presidente, ti assicuro, Direttore, che intorno a questa iniziativa c'è la curiosità della città, perché la riteniamo un'iniziativa innovativa, un'iniziativa che davvero mette insieme due grandi pittori veneti e in qualche modo è quell'anello di congiunzione tra il gotico e il rinascimento che sono le due principali insomma periodi storici che tanto hanno riguardato Venezia e tanto la riguardano ancora in termini di tradizione e di racconto. Quindi davvero il ringraziamento e la gratitudine per questa iniziativa, i complimenti ai curatori e a tutti quelli che hanno collaborato, ma soprattutto la conferma che insomma l'Aquilini Stampalia si conferma essere uno dei principali attori culturali, non solo cittadini ma italiani, e che proietta l'Aquilini in una dimensione europea con questa grande iniziativa che veramente questa volta ha superato se stessa. Congratulazioni, e non voglio togliere altro spazio a questo interessante approfondimento. Grazie a tutti. Giovanni Carlo Federico Villa, curatore della mostra. Un aperitivo di successo come il Bellini di Cipriani, ma anche un quartiere popolare di Milano, il Giambellino, che spesso torna nelle cronache proprio per la sua popolarità, e inoltre forse il più grande dei palazzi della Défense di Parigi si chiama Giambellino, cioè un Giovanni Bellini che è stato ancora in tutto il Novecento una icona, ma un'icona ben poco conosciuta
dal pubblico maggiore, così come Mantegna nel 1961 diventa il protagonista della grande mostra a Mantova, la mostra che ha un po' inaugurato la cosiddetta mostrofilia, in 2 mesi 250.000 visitatori, 4 edizioni del catalogo, e da Sofia Loren ad Antonioni a Buzzati, tutti a scrivere intorno ad Andrea Mantegna. Andrea Mantegna che viene celebrato dalla Serenissima Repubblica in quello straordinario luogo, il capolavoro neoclassico del Prato della Valle, la Prato che celebra sostanzialmente Venezia, la propria università, un'università in cui Mantegna appare tra le prime statue, come vedete, drappeggiato all'antica, perché la Padova di Mantegna è la Padova eroica, la Padova romana, che fin dalla fine del 1100 si propone come l'erede di Roma, e Mantegna nel suo far scultura e in pittura è l'esempio massimo di questo racconto, fino alla sua autoglorificazione finale con il bronzo che andrà sulla sua tomba, mentre l'Italia lo ricorderà sui francobolli negli anni 70 del Novecento. La storia di Andrea Mantegna è la storia di Padova, è la storia di un'altra Roma, una Roma che raggiunge il suo apice in questa Padova che da Giotto era partita attraverso Giusto di Menabuoi, Altichiero, Avanzi, era arrivata nella chiesa degli Eremitani sotto questo meraviglioso soffitto a carena di nave veneziana a celebrare questa storia, una storia interrotta drammaticamente, come sapete, nel marzo del 1944 dalle bombe alleate che cancellano letteralmente la cappella Ovetari e gli affreschi Andrea Mantegna. Lì c'è un Andrea Mantegna quindicenne, un Andrea Mantegna che si racconta e racconta la classicità in modo completamente nuovo e diverso, in una classicità vista dal punto di vista del fedele, gli archi ribassati, i sotto in su vertiginosi, la scultorietà che entra a far parte di una pittura, quella pittura che poi darà vita miracolosamente alla revisione dell'altare del santo di Donatello che oggi vediamo nella composizione di Camillo Boito, ma che sappiamo essere la matrice per la pala di San Zeno. Siamo tra il 1455 e il 1460, Andrea Mantegna è esploso come il giovane di genio in Veneto, tanto che nel 1453 Jacopo Bellini, allievo di un fiorentino, con la sua bottega fatta dai figli Gentile e Giovanni, riesce ad accasare Andrea Mantegna, un Andrea Mantegna che sposa Nicolosia, sua figlia, e quindi entra a far parte della grande bottega dei Bellini, almeno idealmente, perché si trasferirà subito da Verona a Mantova. A Verona ci lascia questa orazione nell'orto, un'orazione fatta di pietre, fatta del racconto e dell'eroismo antico che verrà ripreso poi nell'orazione della National Gallery di Londra, e qui si avrà il primo contatto con il giovane Giovanni Bellini, perché se Mantegna porta avanti la scultura che si fa pittura in forma viva e vera, come ci racconta Ulisse degli Aleotti, Giovanni Bellini invece racconta una storia diversa, racconta un'orazione dell'orto che si fa nel cielo mattutino e sereno di questa straordinaria immagine in cui il sole va a crearci i tumuli nembi che intridono di sé il corpo di un Cristo. Questo è un primo dialogo che esplode da qui a poco. Roberto Longhi ci ha sempre raccontato Bellini come prima bizantino e gotico, poi mantegnesco e padovano, poi sulle tracce di Piero Antonello e in ultimo fin giorgionesco. Per quello che è il più grande rivoluzionario della storia dell'arte occidentale, un'immagine che gli storici dell'arte nella seconda metà del Novecento hanno un po' interpretato come un Bellini andare al rimorchio. In realtà Bellini certo nasce bizantino e gotico, nasce in seno al padre, guardate questa meravigliosa invenzione di una prospettiva di luce che parte da un San Girolamo che benedice il leone prima di togliergli quella spina, e il leone poi diventerà, sapete, il cane pastore di quell'asino laggiù in fondo. Tutto questo deriva dal libro dei disegni di Jacopo Bellini, quel libro dei disegni che diventerà un prodromo eccezionale per lo stesso Andrea Mantegna, un Bellini che già guarda Padova, guarda quell'altare del santo a cui aveva guardato anche il cognato, dalla pietà
trae diverse pietà, quella al Po di Pezzoli, quella qui al Museo Correr, ma soprattutto inizia un dialogo, che è un dialogo a un certo punto improvviso e straordinario, che deflagra nella presentazione di Gesù al Tempio, quella di Giovanni Bellini, quella della Querini Stampaglia e quella di Andrea Mantegna della Gemälde Galerie di Berlino. Tra poco parlerà Brigitte Blass Simment. Il confronto di queste due opere e il confronto che sostanzialmente ci segna in qualche modo l'apoteosi, ma anche il compiersi dell'umanesimo tosco romano in chiave padovana, e soprattutto l'apertura della modernità di Giovanni Bellini, quella modernità che nessuno cambierà sostanzialmente più fino agli impressionisti e che ha la sua radice profonda nei libri del padre Jacopo. Guardate questa sostanzialmente sacra conversazione a mezza figura che già qui si canonizza e che darà vita da qui a pochi anni a quello straordinario trompe l'oeil a grandezza naturale che è la pietà per il Doge di Venezia, per il Palazzo Ducale, il Cristo morto sorretto da angeli, questo straordinario bassorilievo in forma classica di Bellini a Rimini e poi nella pietà ovviamente di Milano. Sono immagini che si incrociano con le letture di un Andrea Mantegna, che fin da 14 anni è un genio assoluto, che scrive una pittura che non cambierà per 50 anni d'arte. Quello che Mantegna è quindicenne sarà alla fine della sua vita, la capacità di cogliere in forma quasi scultorea l'immagine, ma anche la sua rapacità. Guardate questo volto di Gioacchino con la barba marrasa, il naso arrossato e la pelle sottile dei malati di Gotta, quasi un ritratto probabilmente di un committente in opera, e poi il manto di una Madonna in cui le trine e l'oro sono in parte coperti e sfumati dal velo trasparente, oppure si fanno una crisografia in chiave quattrocentesca della tradizione veneziana di secoli prima. Questo è Mantegna, un Mantegna che prosegue quella linea, ma quella presentazione al Tempio della Querini ci ha mostrato un Giovanni Bellini che ha iniziato a guardare la luce, il chiaroscuro, la percezione della realtà in modo diverso, che è la percezione della realtà che diventa improvvisamente paesaggio. In Italia 1480, la trasfigurazione del Duomo di Vicenza, guardate il vinco di Salice che lega i due paletti di una balaustra e un cuneo ribattuto a martello per separarci dai sacratori, una trasfigurazione che per la prima volta troviamo immersa in un paesaggio concreto e reale, quel paesaggio che miracolosamente, spaccando il cielo di luce divina, andrà a informare il San Francesco Frick. Cioè, da questa presentazione Bellini, dopo aver studiato le figure che vengono dal fondo oscuro, le colloca in un paesaggio, mentre Andrea Mantegna prosegue placido, paradossalmente, su un suo discorso che è tutto fatto di straordinaria inventiva. Mantegna è forse il più grande inventore di favole, di storie della nostra storia della pittura. Guardate questa Minerva che scaccia i vizi dal genio delle virtù, un giardino tutto in chiave quattrocentesca, un giardino costruito in punta di pennello, osservate il volto che è di queste dimensioni nella realtà, con l'elmo di Minerva, le striature dorate del suo pettorale, i colpi di luce dorata che diventano nuvole che discutono animatamente tra di loro attraverso questi volti in dibattito, o giovani che crescono a poco, i cieli di Andrea Mantegna che diventano i paesaggi lacustri di Mantova e che invece portano Giovanni Bellini a questo, a un Cristo che si integra del paesaggio, si abbevera di questo cielo mattutino in un volto ieratico che recupera la tradizione bizantina e ce la racconta in una chiave di lettura completamente nuova e diversa attraverso uno sguardo che diventerà poi lo sguardo clamoroso del battesimo di Cristo di Vicenza, in cui questo Cristo ci porta letteralmente all'interno dell'opera, in questo altare miracoloso, 14 metri di marmi preziosi, quasi a far a gara con gli altari veneziani, in un battesimo di Cristo che d'un botto supera Cima del Conegliano e soprattutto lega uomo e paesaggio.
lega uomo e paesaggio in un momento finale. Siamo nel 1506, muore Mantegna e Giovanni Bellini, che non aveva mai sostanzialmente eseguito una pittura profana, decide di completare il fregio per ricordare questo e quello che ha lasciato Andrea Mantegna, la sua straordinaria invenzione, la capacità di costruire per i Gonzaga, sempre squattrinati, qualche cosa che sostituisse i marmi e i bronzi da mettere in alto sugli studioli e quindi sul marmo mischio, il marmo bianco che emerge potente, e Bellini che gli risponde con la continenza di Scipione, una continenza di Scipione che si riassume in un dettaglio. Guardate che cos'è Mantegna, immarcescibile ed eroico al di sopra, e guardate che cos'è Bellini, un cavallo che dal secondo piano balza in avanti, apre una dimensione altra, una dimensione nuova, quella dimensione che nel 1512 l'anziano Bellini completerà con la pala di San Giovanni Crisostomo, una pala firmata e datata. E pensate la storia di Bellini. Bellini è partito a confrontarsi con Mantegna con un'opera come questa, la Pietà della Carrara di Bergamo, un volto degli occhi colmi di lacrime, i capelli punteggiati di luce, tutto fatto in punta di pennello a tempera, lo sguardo di un angelo della Pietà di Rimini che dalla tempera sfuma nello sguardo del personaggio di destra della presentazione al Tempio della Querini Stampaglia, che diventerà il liquido volto, il liquido sguardo del San Benedetto del Trittico dei Frari, e infine si congiungerà e culminerà nel volto del San Cristoforo di San Giovanni Crisostomo. Se avessimo isolato questa immagine, penserebbe qualcuno di noi a Giovanni Bellini? Probabilmente no, penserebbe alla pittura del 5, del 6, del 7, dell'Ottocento, cioè a tutta quella che è la nostra pittura moderna, fino proprio agli impressionisti. E questa è una pittura che vi ho mostrato perché? Perché siamo alla Fondazione Querini Stampaglia, e la Fondazione Querini Stampaglia, attraverso questa presentazione al Tempio, attraverso questo confronto di due presentazioni al Tempio che rappresentano i due grandi capisaldi delle due epoche fondamentali della storia dell'arte veneta, è scivolata su questo, cioè su un Querini, il primo Querini forse di cui abbiamo un volto, il Querini di Palma il Vecchio, quel Palma che nel primo decennio del Cinquecento è l'artista più pagato di Venezia, l'artista che Tiziano non riesce assolutamente a scalzare né a superare, e l'artista che ha portato la gloria del bel Depenzer, sangue e carne vera, come ci dice Marco Boschini nel 1660. Un Palma che è ripartito da Giovanni Bellini e che è riuscito a darci il primo grande ritratto al naturale di una nuova storia che nasce e che si compie proprio in questa fondazione. Avere oggi al di sopra questo confronto, un confronto in cui per la prima volta dopo forse 500 anni, ma forse non sono mai state vicine l'una accanto all'altra, le due presentazioni, vi dà il senso di cosa è stata Venezia per la grande storia dell'arte moderna. In questa giornata più volte abbiamo detto, quando pensiamo al Rinascimento, pensiamo a Firenze e a Roma, e Venezia rimane sempre un po' in sottosquadro. In realtà è qui che si compie la modernità, una modernità che per Firenze ha voluto dire 20 anni di propulsività, mentre in fondo per Venezia vuol dire 400 anni fino a Tiepolo di dominio della pittura europea. E questo dominio si sostanzia nelle due opere che tra poco vedremo di sopra, perché sono i due grandi linguaggi che influenzeranno i secoli, con il ritorno all'ordine novecentesco in fondo, Mantegna andando a incidere anche potentemente sul Novecento, e dal confronto di questi due grandi maestri vedrete come due opere apparentemente identiche sono infinitamente e poeticamente distanti e lontane. Buonasera. Devo scusarmi per il mio italiano e chiedervi un po' di pazienza con me. Oggi è un giorno straordinario e felicissimo in cui possiamo ammirare i due dipinti,
i due dipinti di Andrea Mantegna e di Giovanni Bellini, il Giovanni Bellini dell'Acquerini Stampalia e il Mantegna della Gemälde Galerie di Berlino, per la prima volta, forse l'unica volta. Veramente un momento emozionante e unico per me. Due dipinti identici nell'impostazione compositiva, realizzati da due artisti geniali, Andrea Mantegna e Giovanni Bellini, in luoghi e in tempi diversi. Vedendoli da questa mattina, uno avvicinato all'altro, si può realmente percepire come questi due capolavori entrano in un dialogo. E forse in queste settimane che vanno a seguire svelano il loro ultimo ma grande segreto: perché Giovanni Bellini ha dipinto 20 anni più tardi, dopo un cartone di Mantegna, ha preso un cartone con una carta messo in olio e poi ha fatto la sua composizione. Una sua versione molto unica, molto diversa, e qualcosa di molto speciale. Non posso spiegare tutte le differenze oggi, ma è a lei di cercarli. Vedendo la mostra si può veramente concentrarsi sulle due opere e cercare le differenze. Una delle differenze è, forse andiamo indietro ancora una volta, la cornice marmorea che Andrea Mantegna ha dipinto, mentre Giovanni Bellini ha fatto un parapetto. Il quadro di Bellini è molto più grande, si vede nella mostra. Io stamattina ero veramente colpito quanto più grande è del Bellini. E Bellini ha anche aggiunto due persone in più. Alcuni dettagli: Bellini ha dipinto ad olio e Mantegna ha dipinto a tempera. Questo fanno già le grandi differenze, perché la tempera ha una specie polverosa che è molto differente dalle strati lucidi fatti con olio. E guardando questo è il profilo di Simeone. Guardando il profilo di Mantegna c'è una linea rigida, orizzontale, non verticale, che è veramente molto, molto rigida, mentre Bellini la morbidisce, la barba entra un po' più verso la Madonna. Ed i capelli di Simeone, dipinti da Mantegna, sono lunghe ciocche ondulate nella cui massa si riconosce ogni singolo pelo, ogni singolo capello argenteo. E Bellini è molto innovativa nella pittura, nella sua pittura. Dipinge le linee bianche, questo è un dettaglio del parapetto, con libertà sorprendentemente moderna. Si può anche immaginare un artista del XX secolo, anche del XXI secolo, guardando questo dettaglio. Pennellate irregolari e quasi pastose, questa è l'innovazione di Bellini, la pittura, il modo come dipinge. Si può concludere con una parola di Lorenzo di Pavia, un contemporaneo dei due artisti, che ha detto di invenzione, in una lettera a Isabella d'Este: di invenzione nessuno non può arrivare a Messer Andrea Mantegna,
che in vero c'è eccellentissimo è il primo, ma Giovanni Bellino a colorire è eccellente. La collaborazione con i colleghi italiani, in primo luogo con Giovanni Villa e Marigusta Lazzari, con tutto lo staff dell'Acquarini e con Neville Rowley e all'inizio anche con Stefan Beppelmann, che oggi è a Vienna, era un'esperienza straordinaria per me. Mi spiego. Ho apprezzato moltissimo il clima di grande creatività, ottimismo e la cordialità in cui abbiamo portato a buon fine il progetto di questa mostra. Una piacevolissima sorpresa per chi è abituato a un stile piuttosto nordico, burocratico, formale, e per quello volevo ringraziarvi di cuore. Grazie. Da oggi Venezia ha un ponte di più, anche se ne ha già abbastanza. Un ponte lunghissimo, il ponte che collega Berlino e Venezia. Grazie. Neville Rowley, curatore della mostra. Dico soltanto due parole perché già è stato detto tutto e che siete venuti a vedere due quadri e non forse tante parole. E quello che è stato detto mi ha fatto molto piacere da parte del presidente Cortese della Fondazione Querini Stampaglia di che cos'è l'Europa. Io sono francese di origini britanniche, studio l'arte italiana da curatore a Berlino, è forse un po' complicato da capire, però l'importante è il progetto e sono i progetti e questo avvicinamento tra Mantegna e Bellini è sempre una cosa da manuale, ma cosa molto strana, non è mai stata una mostra sui due e l'avvicinamento tra le due presentazioni che si vede sempre nei libri non è mai avvenuta prima di questo progetto che è nato come l'ha richiamato Brigitte Blasiemen nel 2013 con Giovanni Villa, Stefan Weppelmann che era il curatore prima di me a Berlino e con Brigitte naturalmente, un progetto che era voluto che non aveva importo per varie ragioni, o si aspettava, ma che appena sono stato nominato curatore 2 anni fa, è venuto da Londra, hanno proposta di mostra su Mantegna e Bellini, una mostra di più ampio, cioè con una centinaia di opere, attorno a questo rapporto che ha descritto in modo perfetto il professor Villa prima di me. Alcuni o molti delle immagini che lui ha mostrato saranno quindi da vedere a Londra a partire dal 1° ottobre di quest'anno e poi a Berlino a partire dal 1° marzo dell'anno prossimo. I due progetti però, quello più mirato con l'Acquarini Stampaglia e quello più ampio con la National Gallery di Londra, per me sono veramente complementari e devo dire che mi sono anche più divertito da studioso a scrivere in questo catalogo della Fondazione Acquarini Stampaglia perché su due dipinti si può raccontare una storia che alla fine è infinita, abbiamo provato a svelare molte domande di questi due quadri a partire dalle analisi tecniche nuove che sono state presentate qui nel catalogo, che è abbastanza importante, lo vedrete dopo, però molte domande rimangono. Questo è anche la storia dell'arte, fatta di ricerca, di progressi, di sviluppi, ma anche di domande che rimangono da risolversi. L'importante quindi, cioè si dice molto che nella storia dell'arte, nei musei le opere viaggiano troppo e che bisogna conservarle, la conservazione è fondamentale, è vero, però su alcuni confronti così importanti che non sono mai stati fatti è importante
appoggiare su questo. A Berlino alla fine dell'anno scorso abbiamo riunito per la prima volta da 80 anni il dittico di Melun di Jean Fouquet, di cui un frammento è a Anversa e l'altro è a Berlino, e quindi siamo contenti di riunire questo dittico metaforico delle due presentazioni, quella di Mantegna di Berlino, quella di Bellini della Fondazione Corini Stampalia, come prima tappa qui a Venezia. E devo ringraziare molto tutto lo staff della Fondazione Corini Stampalia, a cominciare dalla sua direttrice Marigusta Lazzari, che veramente ha voluto questa mostra, e che questo sia come un'anteprima di una collaborazione molto più larga tra musei di paesi differenti, di taglie, di funzioni differenti, di mentalità anche differenti, il che può creare difficoltà, ma che soprattutto opportunità di vedere due capolavori che sono qui sopra e che vedremo tra poco. Grazie mille. Mario Botta, curatore dell'allestimento. Grazie dell'invito. Devo dire che quando nell'estate scorsa Marigusta Lazzari e Marino Cortesi sono venuti a domandarmi di coinvolgermi in questo allestimento, mai avrei immaginato di essere qui questa sera con una serie di riflessioni che sono altro rispetto alla domanda tecnica funzionale di porre due quadri uno accanto all'altro. Dopo ci sono due aspetti distinti che coinvolgono chi fa l'allestimento. Uno è l'aspetto tecnico: bisogna prendere i due quadri che hanno più o meno gli stessi anni, 500 anni, metterli a confronto, e quindi dal punto di vista tecnico ci sono ovviamente delle differenze. Le tecniche usate per i due dipinti sono distinte, l'olio l'una, la tempera l'altra, ma sono delle differenze unicamente tecniche. Ma avrei immaginato che invece questo esercizio espositivo, che ovviamente ho accettato con slancio, confrontarmi, io avevo fatto anche a Padova una mostra del Mantegna, ma confrontarmi con questo inghippo, con questo mistero allora di due quadri che hanno lo stesso oggetto, più o meno la stessa data, ma che hanno forme espressive diverse, mi aveva molto sollecitato. Però mai avrei immaginato che vi fossero, oltre ai problemi tecnici, gli aspetti sui significato che assume adesso, oggi, dopo 500 anni, siamo qui a discutere, e al di là della condizione di operatore intimorito dal sapere dei tre curatori, che ovviamente sanno e conoscono mille volte quello che un architetto può vedere, perché hanno sviscerato la storia e le forme espressive di questo quadro, e nel mettere a confronto queste due quadre mi è sembrato in un certo senso di pagare un debito di riconoscenza verso la cultura occidentale, verso la cultura che mi ha nutrito, verso la cultura in particolare rinascimentale italiana, che indirettamente, come dire, mi aiuta oggi a una forma di resistenza verso l'appiattimento, la banalizzazione indotta dalla cultura globale. Tecnicamente era relativamente facile mettere a confronto i due quadri, anche se, come ho detto, ci sono delle differenze tecniche. Abbiamo azzardato, ad esempio, di considerare i due quadri attraverso e di appoggiarli su un supporto di soli tre lati.
in modo che il lato breve laterale fosse libero. Questo per il mantegna, malgrado che abbia la cornice, e ancora in maniera più evidente per il Bellini, che la cornice non ha. Perché? Perché mi sembra che accostando questi due elementi fino a quasi a sfiorarsi, lasciando solo un vuoto accanto, fosse possibile entrare anche nel tema della pittura stessa, quasi che il visitatore fosse nell'atelier dell'artista, in quel momento vedere il quadro privo della sua autonomia, che ovviamente un quadro è fatto per essere visto nella sua totalità, non su tre elementi, ma mettendo questo vuoto al centro a confronto, mi è sembrato che fosse un modo per aiutare il visitatore a penetrare nel mistero di questi due magnifici dipinti. Abbiamo sottolineato con Mario Gemin una fessura, un fondo blu profondo, come colore inesistente nei due dipinti, per far sì che vi sia questa possibilità di un confronto con un colore vivacissimo, il blu di Yves Klein, con i toni invece più caldi, più rosati, più rossi, più ocra dei due dipinti. E devo dire che questo confronto mi ha rinviato subito, come dire, anche alla disinvoltura con la quale la bottega del Bellini ha fatto questa operazione inconsueta, ha preso il cartone o comunque il disegno, anche se ho saputo poi dopo che non vi era lo spolvero del cartone vero e proprio, ma il Bellini ha ricalcato la configurazione del mantegna, ma la forza e la consapevolezza del valore artistico che una bottega artigiana ha per prendere il quadro fatto una quindicina d'anni prima e poi rifarla con un altro linguaggio, ma sullo stesso profilo, la stessa dimensione, gli stessi personaggi, con l'aggiunta di altri due protagonisti, la sorella del mantegna e probabilmente il ritratto del Bellini stesso, ci deve essere una consapevolezza della forza culturale, della forza etica anche all'interno di un processo di produzione come quello della bottega artigiana rinascimentale. Sono storie che narrano di questa potenza della cultura rinascimentale e che ci dicono come molti dei pregiudizi che noi abbiamo invece rispetto alle opere d'arte fossero state superate, come la pittura come un mestiere, la pittura come una forma corretta, naturale, quasi spontanea di espressione di un mondo e di valori, la presentazione al tempio, e che noi avevamo in parte dimenticato. La cultura globale, apparentemente così disattenta, così individualista e così confusa anche nella grande globalità del vivere oggi, deve fare i conti con questa realtà di due quadri, di due dipinti, di due momenti, di due artisti che ancora oggi ci interrogano. Io ringrazio tutti i nostri relatori. Voglio ricordare alle persone presenti, ma lo diffonderemo, che nell'ambito della divulgazione della conoscenza critica dei nostri dipinti, dei nostri depositi museali, è previsto per questa mostra un percorso didattico per i giovani, i bambini, che voi
di cui potrete prendere informazioni sul nostro sito, ma che è nutrito e che verrà sviluppato nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Grazie a tutti. Adesso... adesso andiamo su a gruppi a vedere questa mostra. Ecco, gli altri possono intanto intrattenersi in area scarpa con un bicchiere di vino o un bicchiere di acqua, come preferisco. Un nuovo catalogo per me ha già mandato. Faccio una mostra solo sul fatto. A Locarno, a Casalosa. Sono una piccola pianificazione della città. Grazie mille. Fino a quando? Tutta l'estate. Allora.